Notte di apprensione a Chiesa Nuova per una fuga di gas da una tubazione della rete cittadina connessa alla fognatura. Una lunga notte per i residenti di Via Poi, di Via del Campaccio, che intorno alle 23 di ieri hanno cominciato a sentire un forte e persistente odore di gas e hanno fatto scattare l'allarme con numerose segnalazioni ai vigili del fuoco. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra del distaccamento di Montemurlo, che a sua volta ha allertato i tecnici di Toscana Energia. La ricerca della perdita è stata particolarmente difficile ed è continuata per diverse ore. In un primo momento sembrava che il problema fosse nella sede della Misericordia. Alle 4:40 sono stato contattato dalla sede centrale, che avevamo vigili del fuoco qui e volevano verificare se la fuga di gas era ripresa dalla nostra cucina. Quindi sono venuto ad aprire la sede, però non era da qui, perché c'è un tombino dove veniva fuori l'odore del gas. Solo intorno alle 5:30 è stato individuato il punto su cui intervenire, un tratto della rete in Via del Campaccio. Per precauzione, sia Via del Campaccio che Via Po sono state chiuse al traffico dalle pattuglie della Polizia Municipale, intervenute anche per rimuovere i veicoli parcheggiati. Verso mezzanotte e mezzo un incaricato della polizia ci ha suonato il campanello per spostare la macchina, perché a regola dovevo fare i lavori. No, paura no, che c'entra? Sono uscito fuori quando ho immaginato che era il gas per i lavori che a regola avevano fatto, lì per lì ho detto, ma se c'è già i pompieri e tutto, non ci dovrebbero essere grosse preoccupazioni. Qui è successo qualcosa, ma stanno facendo dei lavori, non so se è stato rotto un tubo, perché lavorano fino alla sera tardi. All'interno della fognatura sono state individuate alcune sacche di gas che hanno complicato ulteriormente le operazioni. La situazione è tornata lentamente alla normalità a partire da metà mattina. Qualche disagio per la Misericordia. Stamani mattina non abbiamo fatto il prelievo del sangue perché per sicurezza i vigili del fuoco non facevano passare la gente. Ora è tutto attivo, tutti i servizi sono ripartiti.